Rosario ha saputo vivere la sua vita con quella semplicità dell'uomo qualunque. Però nel Vangelo tanti uomini qualunque sono uomini straordinari. Il Signore non ci vuole degli eroi, ci vuole grandi nella semplicità come quella di Maria, come quella di Giuseppe. Ci sono, ma non ci sono, però lasciano il segno. Rosario è stato mio alunno nell'anno scolastico 1968-69. Era un ragazzo normale, cordiale con i compagni, non era per nulla un ragazzo chiuso. Forse nel modo di vestire, io come battuta dico che Rosario è nato in giacca e cravatta. Quando noi avevamo qualche problema di impreparazione, Rosario non si è mai tirato indietro, spesso sceglieva di non fare alla ricreazione, di restare in classe a spiegarci i vari argomenti che non riuscivamo a capire e con molta facilità si restava in classe e ci spiegava il tutto. Rosario era certamente uno dei più bravi, però io nei tempi oltre il 7, 7 e mezzo non andavo mai, forse perché allora ero giovane insegnante, ero un po' più rigoroso e certe volte riflettendo sulla situazione attuale direi che adesso più che 7, 7 e mezzo dovrei dargli 250, 300 in proporzione. Il periodo più bello del liceo era quando il pomeriggio si incontrava, si andava a passeggiare. E Rosario, come tutti noi, aveva anche battiti del cuore e quindi si andava a passare sotto la cosiddetta presunta amata, sperando che si affacciasse al balcone per poterla salutare. Però prima delle 20 scappava a casa perché papà era inflessibile negli orari e Rosario rispettava le regole come ha fatto sempre in vita sua. Il rapporto che ha con i genitori è un rapporto sacrale, perché è un rapporto di dedizione, servizio, di attenzione, di cura, di tutto quanto. È come se avesse coniato questa sorta di motto, essere felici e fare felici gli altri. Per lui la cosa più bella è questa. Rosario Livatino prestava servizio in procura e aveva frequenti contatti con il tribunale, con la sezione penale del tribunale dove io lavoravo ed ero stata destinata. Nonostante fosse molto impegnato con il lavoro e si fermasse in ufficio fino al tardo pomeriggio ogni giorno, aveva grande disponibilità nei confronti di questi giovani colleghi che arrivavano spesso da fuori e in lui trovavamo certamente un punto di riferimento e un collega al quale chiedere conforto anche in questa prima fase della professione. Per lui ovviamente non è uno sforzo il guardare con amore chi gli sta di fronte. Però tutti i magistrati che hanno lavorato con lui mi dicevano che Livatino rimaneva l'unico magistrato, per esempio, che si alzava, dava la mano all'imputato che aveva appena sentito, che aveva appena interrogato, lo accompagnava anche alla porta. Ho chiesto ai suoi colleghi magistrati come voi perché non lo facevate e mi hanno detto per un fatto di distanziamento, di distacco, comunque per qualcun altro mi ha detto per un fatto igienico. In occasione di un Ferragosto, egli, ritenendo che un detenuto dovesse essere rimesso in libertà, si recò da solo alla casa circondariale di Agrigento per consegnare personalmente agli agenti di custodia un ordine di scarcerazione per quel detenuto.
La sua presenza in un giorno particolare di deserto, sotto tutti i punti di vista, meravigliò l'agente di servizio, il quale disse: dottore, lei anche oggi viene? E Rosario specificò con un tono di rimprovero che quando c'è la libertà in gioco, la libertà di un individuo, non esiste una festa. In Livatino c'è questo atteggiamento di disponibilità, intanto a riconoscere la dignità della persona, al di là del reato, no? Commesso. Che il reato è una cosa, va condannata. Tu sei il reo e il reo invece va compreso. E per quello che è possibile va anche amato, no? Il mafioso sta ad occhi bassi e ti fa stare ad occhi bassi. Livatino guardava in faccia anche il delinquente perché sapeva vedere in lui un uomo e lui cercava l'uomo. Lui ha pianto davanti anche a qualche delinquente ucciso e quando qualcuno gli ha detto ne abbiamo uno in meno, perché piange? Dice davanti a questi casi un credente deve per forza pregare, un non credente deve tacere. Rosario Livatino è stata una figura di magistrato elevatissimo, una figura di giudice estremamente moderno, perché è una figura di giudice leale, attento ai bisogni della gente e all'applicazione della legge. A chi dice che Rosario ha dovuto accettare tante rinunce e fare tanti sacrifici, dico no, non è questa l'ottica cristiana. Rosario semmai ha fatto delle scelte. E facendo queste scelte ha scelto sempre la parte migliore. Livatino diventa grande perché è il piccolo del Vangelo. Non ha fatto niente di straordinario. Il miracolo è stato che un uomo ordinario è riuscito a riempire di Dio il luogo o le persone che incontrava. Ecco, nessuno avrebbe pensato che in un tribunale, il luogo del codice penale, civile, potesse entrarci anche il Vangelo. E lui è riuscito a mettere insieme tutto, giustizia e carità. In punta di piedi è vissuto, però facendo il suo dovere sino in fondo.